Hai bisogno di un sito web professionale? Affrettati a contattare la nostra media agency. I primi 300 clienti che aderiscono pagano solo 299 euro per la creazione di un sito web personalizzato e di impatto. Non perdere questa occasione per fare crescere il tuo business. Contattaci ora per saperne di più. Un cordiale benvenuto a tutti gli appassionati e le appassionate di ciclismo giovanile. Ci troviamo a Revere per proporvi le immagini del nono Gran Premio Mezzacchi, un appuntamento organizzato dallo Sport Event del presidente Gianluca Boselli e con protagonisti gli atleti della categoria giovanissimi G4, G5, G6, gli esordienti del primo e del secondo anno e gli allievi. Un appuntamento che ovviamente darà spettacolo con tanti sprint, perché è la corsa punti l'anima di questo nono Gran Premio Mezzacqui. Una serata, una notturna tipo pista che chiude un trittico che in terra mantovana si era aperto con la serata di Castel Goffredo, che è proseguito con la notturna Trofeo Proloco di Guidizzolo, e stasera si chiude con le emozioni che saprà fornire questa competizione, alla quale parteciperanno un centinaio di atleti con una quindicina di società. Con Gianluca Boselli, presidente dello Sport Event, nono Gran Premio Ferramenta Mezzacqui. Hai deciso quest'anno di alzare ulteriormente l'asticella e sei stato premiato. Un centinaio gli atleti, dalla G4 agli allievi, che daranno sicuramente spettacolo sul circuito locale. Abbiamo deciso insieme al direttivo di provare a fare un'attività nuova nel paese, perché di solito la facciamo il sabato pomeriggio integrata alla fiera con la Proloco e col comune. Quest'anno il comune ci ha chiesto di fare qualcosa in più, abbiamo chiesto alla Ferramenta Mezzacqui di fare qualcosa in più e fortunatamente il tempo è stato clemente, visto quello che è appena successo, ma la cosa più bella è che c'è stato un bellissimo gruppo di ragazzi che hanno partecipato alla nostra manifestazione. Siamo contenti. Tu sei un patito, posso usare questo termine, della multidisciplinarità. E quest'oggi c'è un altro esempio del tuo progetto sulla multidisciplinarità, la tipo pista. Sì, tipo pista è per noi una novità, devo dire la verità, stiamo portando i ragazzi in pista, stiamo portando i ragazzi a fare questa nuova attività che per loro, oltre alla mountain bike e la corsa su strada, è per loro una grande novità, e abbiamo visto che si sono divertiti e hanno fatto bene, perciò avanti con la multidisciplina. Ci troviamo all'interno della Ferramenta Mezzacqui con Marco Rossetto. Allora, quest'anno non solo i giovanissimi, si è fatto un salto di qualità, si è pensato ad unire due specialità, la strada e la pista. Il nono, il Gran Premio Mezzacqui, quest'anno parla ai giovanissimi, agli esordienti e agli allievi. Un bel salto di qualità. Un bel salto di qualità che lo abbiamo fatto in collaborazione con il presidente Boselli, quale è lui l'ispiratore di questa gara, di questo inizio di stagione. Ha voluto fare questo salto di qualità per poter portare avanti i ragazzini che crescono. Li abbiamo fatti crescere, li abbiamo fatti diventare grandi, e quest'anno abbiamo voluto aggiungere proprio quella categoria in più, proprio un po' per dare un po' più di spettacolo, un po' per dare continuità ai giovani e vederli crescere e correre. È veramente bello. Stasera saranno un centinaio tra i giovanissimi G4, G5, G6, gli esordienti del primo e secondo anno e gli allievi. Un numero che già di per sé dimostra quanto interesse ruota intorno al Gran Premio Mezzacqui. E la passione porta anche a questo, la passione nostra ci ha portato a fare questa corsa che è diventata veramente una corsa importante nella zona, a far venire tanta gente a correre, e quindi, ed è veramente bello, ed è quello per cui ci mettiamo passione per vederli correre.
Siamo al momento clou, entriamo nel vivo del nono Gran Premio Ferramenta Mezzacchi. È la gara della G4 che apre questo appuntamento, G4 che hanno quattro giri da percorrere del circuito, due sono gli sprint. Gli sprint che determinano la classifica, 5 punti al primo, 3 al secondo, 2 al terzo, 1 al primo, e lo sprint conclusivo assegna punteggio doppio. A questo punto, per la gara della G4, sul podio femminile sono salite Carlotta Menozzi della ciclistica 2000 Lito Col, terza, Ilaria Rivoli della Stella Alpina Renazzo, seconda, Viola Mazzola, prima, Cicloclub 77. In ambito maschile il podio vede Luca Pavani della Stella Alpina Renazzo, terzo, secondo Diego Bertucci dell'Algor Tatto Bike, primo Alessio Azzolini dello Sporteven Cycling Group. Siamo alla G5. Per questi atleti di 11 anni di età i giri da completare sono 6 e gli sprint 3. Subito a tutta parte la gara e ovviamente già si fa battaglia per quel che riguarda gli sprint. Cominciano subito le bagarre, qualcuno tenta anche la fuga, ma alla fine è il gruppo che tiene banco e concede ai velocisti la possibilità di diventare protagonisti di questa prova. Dopo 6 giri, per quel che riguarda il podio femminile, abbiamo terza Matilde Morselli della Stella Alpina Renazzo, seconda Giulia Affini del Nuvolera, prima Ema Paci della Stella Alpina Renazzo. In ambito maschile, sempre per quel che riguarda la G5, al terzo posto abbiamo Nathan Guerzoni dello Sporteven Cycling Group, il secondo posto è conquistato da Nicolae Roman del Mincio Chiese, vince la gara Marco Casciano del Cicloclub 77. Atleti della G6, per loro sono 8 i giri da completare, 4 gli sprint che assegneranno i punti. Allora, anche in questo caso ovviamente i tentativi di uscita ci sono, ma il gruppo controlla e di conseguenza gli sprint vengono tutti disputati praticamente a ranghi compatti, e alla fine di questi 8 giri, 4 sprint, sul podio femminile sono salite Emma Traldi, Sporteven Cycling Group, terza, seconda Elisa Traldi dello Sporteven Cycling Group, prima Lucia Marassi dell'Algor Tatto Bike. Per il podio maschile della G6, terzo abbiamo Elia Marconi della Barbieri, secondo Giovanni Busca del Cicloclub 77, primo è Giorgio Ciotola del Cicloclub 77. Con la prova della G6 si chiude la prima parte del nono Gran Premio Ferramenta Mezzacqui. Ad assistere alle varie fasi di questo appuntamento ricordiamo la presenza del presidente provinciale della federazione Fausto Armanini e con lui anche il componente della commissione nazionale della federazione per la sezione Benevenenza Adriano Roverselli. Adesso la scena arriva agli esordienti del primo anno. Per loro 12 sono i giri da completare e 6 gli sprint. Una gara entusiasmante sin dalle prime pedalate, perché qualcuno tenta di uscire allo scoperto per anticipare gli avversari. Il gruppo va a riprendere i vari fuggitivi e naturalmente le volate che si susseguono ogni due giri determinano un grande spettacolo. Al termine di questi 12 giri, terzo si è classificato Michael Roson del Cycling Team Petrucci, secondo Alberto Bergamini della Stella Alpina Renazzo, primo Daniele Ronda del Mincio Chiese. Per gli esordienti del secondo anno, copione rispettato,
viene ovviamente da sé che tutti gli sprint vengono disputati con il gruppo pressoché al completo. Qualcuno ha perso terreno perché sotto l'azione dei vari tentativi di fuga il lotto dei pretendenti al successo si è ridotto sensibilmente, ma alla fine dei 12 giri e dei 6 sprint terzo si è piazzato Christian Rezzaghi del Micio Chiese, secondo Enea Ori della Ciclistica 2000 Lito Col e primo Pietro Ferronato del Cycling Team Petrucci. Chiude la giornata, chiude il nono Gran Premio Ferramenta Mezzacqui, la prova riservata agli allievi. 12 i protagonisti di questa prova che vede subito un personaggio uscire allo scoperto. Stiamo parlando di Filippo Marocchi. Lui prende il largo e solitario fa parecchi giri e conquista ovviamente parecchi sprint, perché sono 20 i giri da completare per questa categoria e sono 10 gli sprint. Ma Filippo Marocchi non si accontenta di essere solitario al comando, raggiunge, prima si fa raggiungere da due inseguitori e con loro va a riprendere il gruppo e quindi si torna tutti insieme, ma per la specialità della tipo pista non esistono i doppiati e di conseguenza si continua con i vari sprint, ma Filippo Marocchi oggi ha una marcia in più rispetto agli altri, riparte solitario e solitario conclude la sua gara. Vince Filippo Marocchi in perfetta solitudine, alle sue spalle e con lui sul podio al secondo posto Gianfilippo Ghidini, compagno di squadra nel Micio Chiese, terzo il beniamino locale di Revere Pietro Zerbinati dello Sporteven Cycling Group. Con Gianluca Boselli e con Fausto Armanini. Sta scendendo il sipario, è stato un pomeriggio sera davvero di grandi emozioni, i ragazzi e le ragazze hanno dato spettacolo sul circuito, presumo che la fatica di questi giorni e di oggi sia stata ben ripagata da questa giornata. Siamo contentissimi, sono venute 10 società a partecipare a questa manifestazione, avevamo un centinaio di ragazzi che si sono divertiti, hanno fatto veramente bene, hanno dato spettacolo in paese, loro hanno fatto una gran corsa, siamo soddisfatti dei risultati, anche noi come società, perciò tutto bene. Fausto, ritorna in questa stagione la tipo pista, era rimasto solamente il trofeo Proloco, quest'anno ne abbiamo addirittura tre, con Castelgofredo c'è anche Revere, è davvero un momento molto importante per il ciclismo mantovano che vuole riscoprire tutte le discipline possibili. Sì, questa è la seconda che facciamo, ha avuto il coraggio di ripartire anche lui, Gianluca, e devo ringraziare Gianluca Boselli e la sua società che si danno mettono impegno
no? Perché organizzare al giorno d'oggi questa manifestazione è molto impegnativo, però ho visto che la manifestazione è venuta benissimo, sia per quanto riguarda il numero dei partecipanti che l'organizzazione, e credo che lui debba andare ancora, che non deve mollare, prima cosa, e tenere sempre questa strada qua. Questa strada qua darà i suoi frutti col tempo, darà anche delle soddisfazioni sia lui, che credo che sia il deus ex machina della società, che ha tutto quello che gira attorno a lui, dai volontari, dall'amministrazione, dai sponsor, dunque, perché ormai è una tradizione qua avere una gara ciclistica. Quest'anno ho voluto portare il tipo pista, meglio così, perché così ha anche incrementato il discorso degli esordienti e degli allievi. Per noi, dico io come federazione, sono contentissimo, perché finché c'è gente come lui il ciclismo andrà avanti. E con questo si conclude il 9° Gran Premio Ferramenta Mezzacqui, notturna tipo pista. Da Revere è tutto, per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Valpadana TV, ci rivediamo la settimana prossima. Hai bisogno di un sito web professionale? Affrettati a contattare la nostra media agency. I primi 300 clienti che aderiscono pagano solo 299 euro per la creazione di un sito web personalizzato e di impatto. Non perdere questa occasione per fare crescere il tuo business. Contattaci ora per saperne di più.